Nicki Minaj, capezzolo in foga sulla passerella a New York. Nicki Minaj non era l'unico VIP nel parterre di Marc Jacobs per il suo fashion show di New York City. Insieme a lei c'era anche Emily Ratajkowski, sì, ma la rapper ha rubato l'attenzione quando uno dei suoi capezzoli ha tentato la fuga proprio nel momento delle foto per la stampa. Nicki Minaj, capezzoli ribelli e haute couture a New York. Quando si tratta di mostrare al mondo la sua abbondanza, Nicki Minaj non si tira mai indietro. Questa volta, però, potrebbe essersi trattato, forse, di un piccolo incidente. La rapper, che di recente ha rilasciato il criticatissimo e censuratissimo video di Rake It Up in featuring con Yogotti, sa come calamitare l'attenzione dei fotografi, facendo distogliere l'attenzione anche da icone della sensualità social come Emily Ratajkowski, ma anche Courtney Love, Zosia Mamet, Nicki Taylor e Cindy Crawford. Accade a New York, nel corso della sfilata di Marc Jacobs per il fashion show. Nel suo look total black completo di blazer di grande tendenza per questo autunno-inverno e un abitino al ginocchio effetto lingerie disegnato da Agente Provocateur. La parte superiore, con scollatura a cuore, richiama un po' il corsetto e strizza il décolleté a tal punto che era solo questione di tempo prima che, tra un movimento e l'altro, facesse capolino un capezzolo. Che sia stata una mossa programmata o un gesto del tutto accidentale e a tal proposito c'è più di qualche dubbio. Nicki ha dimostrato di essere, ancora una volta, un'icona di stile e di tendenze attualissime, come per esempio il braless. Completano un look così trasgressivo i maxi gioielli dorati, anelli, bracciali tempestati di pietre luccicanti e maxi orecchini a cerchio. Capello biondo bambola, in pieno stile Harajuku Barbie come ama definirsi, e Katy è spigolosissimo. Labbra effetto nude e contouring impeccabile completano un allure diversamente molto sobrio, tempestato dalla lucentezza di un illuminante che le accende l'incarnato. Nicki Minaj tra progetti e promesse, per il nuovo album. Proprio in queste ore è stato annunciato Yo Alreadik Nov, il nuovo singolo di Fergie, ex cantante dei Black Eyed Peas, che per il suo ritorno da solista ha deciso di collaborare con l'artista più richiesta e amata di questo 2017, ovvero la nostra Nicki Minaj. Tutto questo avviene a poche settimane dalla release di Rake It Up con Yogotti e la famosissima Swish Swish, brano in pieno stile revenge pop dove la rapper ha collaborato con Katy Perry per cantarne 4 a Taylor Swift. Tutti i fan, però, sono in trepidante attesa del prossimo album hip hop di Nicki, che ormai si sta facendo aspettare da troppo tempo. Sono passati ormai 3 anni, infatti, da The Pimprint, il terzo album studio di Nicki, e i fan cominciano a essere impazienti. L'ultima, preziosa informazione sulla pubblicazione ci è arrivata, quasi per caso, dopo la sfilata di Philip Lane, quando Nicki si è rivolta ai giornalisti dicendo, ai fan, vi adoro e vi amo. Oh, Dio mio! L'album è davvero favoloso. Dunque sappiamo che il prossimo disco di Nicki sarà meraviglioso, ma ancora non sappiamo né dove né quando lo sarà.